Sono Claudio Turrini e sono il direttore tecnico di CREW Cremonesi Workshop, società di progettazione del gruppo Ferrovie dello Stato. Ci occupiamo di architettura e di ingegneria. In termini di sostenibilità, tra le nostre realizzazioni ci tengo a citare il centro commerciale Elnos IKEA certificato BREEAM Very Good e il polo logistico per Salvatore Ferragamo certificato LEED Platinum. In questa importante occasione vi voglio però raccontare di un edificio per uffici di 14 piani a Brescia. In questo che oggi è ancora un progetto, abbiamo infatti introdotto dei concetti green sperimentali e innovativi legati al rapporto tra l'edificio stesso e le aree limitrofe circostanti. Partendo da un'analisi in regime dinamico del sistema edificio-impianto, sull'ipotesi di un involucro altamente performante, si è individuato il fabbisogno energetico dell'edificio, suddiviso nel 42% di componente termica e nel 58% di componente elettrica. La componente termica viene coperta integralmente dal teleriscaldamento comunale, sia in estate che in inverno, con un processo a bassissimo impatto ambientale, certificato 100% verde. Riguardo alla componente elettrica, essendoci dati l'obiettivo del Totally Green, si è introdotta una strategia che abbiamo definito Mobility to Building. Si è infatti studiato una possibile grid parity che, oltre all'energia sfruttata dai pannelli fotovoltaici posti sull'edificio, possa essere integrata da due componenti legate alla mobilità. La prima componente sfrutta l'accumulo delle batterie delle auto elettriche aziendali. Un software appositamente progettato consente infatti di gestire oculatamente la ricarica delle batterie delle autovetture, che durante la giornata successiva svolgeranno servizi con un chilometraggio limitato. Una volta ricaricate a mezzo dei pannelli fotovoltaici, potranno essere utilizzate per coprire i fabbisogni elettrici notturni, quando la richiesta sarà più bassa. La seconda componente deriva da pedane ad attrito posizionate lungo la strada urbana prospiciente l'edificio. L'energia elettrica è prodotta in modo gratuito dalla frenata dei veicoli. L'analisi dei dati di traffico ha restituito un sistema che può coprire circa il 30-35% del fabbisogno, con una spesa iniziale confrontabile a quella di un impianto fotovoltaico di pari produttività. Queste tre componenti ci consentono di ipotizzare il raggiungimento dell'obiettivo dello Zero Electricity Building, mentre il Pre-Assessment LEED stima il raggiungimento del livello LEED Gold. Concludendo, riteniamo che aver portato l'attenzione alla sostenibilità non solo all'edificio, ma a tutto ciò che lo circonda, il parco delle auto aziendali e le strade limitrofe, sia stato un importante passo in avanti in termini di sostenibilità rispetto ai nostri precedenti progetti. E ci auguriamo che questa nostra esperienza possa essere uno stimolo per ulteriori innovazioni e approfondimenti. Vi ringrazio dell'attenzione, un cordiale saluto, Claudio Turrini, Cremonesi Workshop.